Sempre grande Milano, sempre grande Milano, sempre grande Milano, sempre grande. Volevo ringraziarvi per la splendida serata, in queste situazioni, in queste serate, che posso dire di essere orgoglioso di essere bergamasco, ma soprattutto essere orgoglioso di essere a Tarantino. Innanzitutto vorrei fare tanti auguri di buon compleanno alla Festa della Via per questa grandissima edizione e complimenti a tutti i ragazzi che sono sotto da tutta a lavorare sotto i bidoni per l'accoglienza. E ogni tanto qualcuno di voi sa che io mi sto occupando del progetto del nuovo stadio, ogni tanto mi chiedono se è vero che in questo momento particolare noi abbiamo fermato il progetto, sappiate che noi non abbiamo mai smesso un secondo di lavorare su questo progetto. Nuovo stadio, nuovo stadio, nuovo stadio, nuovo stadio, nuovo stadio, nuovo stadio, nuovo stadio. Hai preparato tutto la calcicina, eh? È storia, è presente, che roba, sempre la ciacastro, sacramenta. Dopo il nostro abbronzato tutti noi, Zalagna, perché Zalagna? Buonasera a tutti, anch'io volevo ringraziarvi, siete grandi, siete unici, volevo tranquillizzarvi, abbiamo fatto una grande squadra l'anno scorso, che ci ha permesso al primo colpo di tornare in Serie A e faremo, anzi ce l'abbiamo già per i tre quarti, ma completeremo una squadra che possa regalare a tutti quanti l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è quella della salvezza. Ora tutta quanta la curva canterà per te, Serie A e vincere, Serie A e a casa Riccione. Volevo ringraziare ovviamente che siamo riusciti a ottenere il grande risultato di questa annata grazie al direttore generale che ha fatto un grande lavoro, Roberto Spagnolo, Valerio Zamani e da Beppe Conti che non è presente ma che è in giro per lavoro. Grazie e grazie di cuore, un applauso per tutti voi. Approfittiamo subito perché la cosa che abbiamo quest'anno più volte ha parlato il Presidente anche a tutta Atalanta sull'importanza della tifoseria e quant'altro. Noi da un po' si sta dialogando in maniera costruttiva anche col centro del coordinamento, al di là della grande camminata che fanno ogni anno, ci sono stati veramente dei risultati dove qualche ragazzo un po' più giovane si è messo a servizio ad aiutare Mario Lanzarini che è il Presidente, e con la curva si sta cercando di dialogare, anche perché la curva, e lo ripetiamo senza il minimo problema, ha bisogno di un aiuto, ma perché non può sopportare e portarsi sulle spalle tutti i problemi di una tifoseria, di un settore, della gente. La curva sta facendo il massimo
ma non può sempre subire ogni volta una voglia mediatica per il bene dell'Atalanta. Se qualcuno si mandasse il certo allineamento che tutti riconosciamo degli anni d'oro, dove sicuramente e speriamo un giorno possa ritornare a fare dei pullman, delle caravane di pullman un po' per tutti, senza che la curva si assuma tutta la responsabilità, sarebbe veramente una grande cosa. Noi ve la auguriamo di cuore, perché sempre per il bene dell'Atalanta collaborando per coreografie, per solidarietà, ma soprattutto per essere il 12° uomo in campo. La terna arbitrale ci deve pagare addosso, punto a caso. Abbiamo una casa al fuoco a Davide Manzolini e Club. Io ho organizzato la camminata e ho visto tanta gente. Quello che vedo stasera qui e ancora di più. Vuol dire che il cuore nerazzurro e il sangue nerazzurro che deve scorrere le nostre vene fa parte del DNA di noi bergamaschi e di noi atalantini, perché bergamaschi non si è se non si è atalantini. Noi come Club Amici siamo onorati e orgogliosi di riuscire a fare qualche cosa insieme nello stadio. Abbiamo fatto dei piccoli tentativi, speriamo che col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti gli altri, riusciamo a colorare lo stadio di nero-azzurro, perché è vero che la curva nord è il fulcro, ma tutto lo stadio deve essere nero-azzurro e noi ci impegniamo per questo. Manifestazione, magari potremmo ripetere i 60 pullman di Genova, magari potremmo fare qualche cosa di questo genere, ci impegniamo a farlo, però dobbiamo avere l'aiuto di tutti noi, delle istituzioni, della società, ma principalmente di noi tutti, perché dobbiamo andare tranquilli a vedere lo stadio. Io vedo qui dei bambini, questi noi dobbiamo far crescere, questi vogliamo portarli in trasferta, questi dobbiamo far seguire la nostra squadra, non da 20 ma da 1000 persone, compresi i bambini. Ringrazio a tutti di cuore. E la luce che è ricomparsa, la luce comparirà dal 30 agosto, dal 30 luglio, con inizio del campionato che noi giocheremo con grande forza, con una grande squadra in Serie A, ma con un grande pubblico. Auguri e forza per noi. Ogni stadio ha un pennello, il nostro grido della bandiera, e canteremo per il cielo, per la tale cerimonia, scusate un attimo ragazzi, io non lo so che riusciremo a portare l'importante a Bergamo, magari Messi, non lo so, però nessuno sarà migliore di quello che abbiamo già portato, Pierpaolo Marino, questo ricordate, perché il Presidente ha fatto questa è la dimostrazione di come si lavora l'Atalanta, all'Atalanta si lavora in spalle.
l'anno scorso c'era niente a caso, sono i 4 ex giocatori che sono qua. L'anno scorso c'era Pierluigi Frosio, proprio perché Marcassi l'aveva anche esonerato, oltre che avergli dato il timone dell'Atalanta in quella stagione del 91. E Morfeo, che arriva dalla Manga Prandelli e che è cresciuto qua, l'abbiamo adottato qua, come il nostro grande Federico Pisani, tutti per la squadra lì. Pisani, Federico Pisani! Montero, che alla fine abbiamo fatto uno striscione, perché se non ricordo basta con Montero per un anno di fila, sarà fatto espellere non so quante volte, pure Vicenza era amichevole, ad Acireale, ad Ancona, quante le combinate e tante. Però alla fine ha fatto un anno da Dio, un anno abbiamo fatto fatica, ma siamo convinti che quel giorno che ha sostituito il nostro capitano Glenn Peter Stromberg, all'ultima partita di Stromberg, e intanto lui è stata come il battesimo in un grande calcio, che poi l'ha dimostrato in una squadra e in un'altra, che era lui. Però alla fine lo ha dimostrato, perché è stato un grande, si è dimostrato un grande campione. Grande Paolo. Il fatto di ricordare Montonico Vitali, il grande Franco Previtali, dimostra quanti giocatori questa non vuol dire il pezzo di stoffa, ma vuol dire una cosa che ti resta dentro tutta la vita. Noi abbiamo due altri giocatori, di cui sono più vecchietti, ma l'unica cosa che noi, perché abbiamo chiamato Torino Piotti, Gusto Scala, li abbiamo chiamati perché i nostri giocatori, come tutti i giocatori in questo mondo stupendo, questo lavoro stupendo che hanno la fortuna di fare, devono rendersi conto, se qualcuno ha notato, in queste serate i nostri giocatori li abbiamo tenuti per ultimi. Abbiamo fatto valere le tematiche che come tifoseria vogliamo portare avanti, la solidarietà in primis, l'unione, il ricordo di Gaetano Scirea, il ricordo di veramente cose che noi abbiamo toccato con mano, perché abbiamo portato avanti in tanti anni, come l'asilo, Ruanda, pediatrico, vedere Antonio Cabrini qua sul palco, vedere gente che è stata campione del mondo venire qua alla nostra festa, perché è contenta di essere citata e ricordata dall'Atalanta. I nostri giocatori devono capire, per quello che li abbiamo tenuti indietro, tutti i nostri giocatori della prima rosa, che loro devono e potranno essere ricordati sempre se dimostrano di essere uomini non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo, cosa che oggi per colpa dei procuratori e per colpa di certi valori scaduti purtroppo tanti non dimostrano. L'Atalanta non è solo una scuola di calcio, l'Atalanta non sono 11 persone che giocano, l'Atalanta sono le nostre mura, è la nostra passione, è il cuore, è mamma e papà che ti insegnano l'ABC. L'Atalanta è tutto, la città, è tutta la sua storia.